La firma del protocollo sul controllo del vicinato è stato il primo atto della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, protocollo firmato da prefetto e sindaco di Potenza. È uno dei capisaldi del principio della sicurezza urbana, cioè un protocollo che valorizza il controllo sociale del territorio attraverso il coinvolgimento dei cosiddetti gruppi di vicinato. Verranno coinvolti i cittadini che si trasformeranno in sentinelle del territorio costituendo i gruppi di vicinato. Questi segnaleranno movimenti sospetti di auto, persone, rumori, allarmi ai coordinatori del gruppo, individuati e formati dalle forze di polizia che filtreranno le informazioni allertando, in caso di ritenuto pericolo, le forze dell'ordine, le uniche autorizzate a intervenire. Nessuna ronda prevista, evenienza anzi proibita. L'obiettivo invece è quello di una collaborazione fra tutti i cittadini dell'area interessata. A questo protocollo si affianca un'altra azione messa in campo proprio qualche tempo fa grazie ad un finanziamento ottenuto dal Ministero dell'Interno che prevede l'installazione di nuove telecamere. A questo finanziamento abbiamo aggiunto risorse comunali, circa altre 200.000 euro, che ci permetteranno di installare ulteriori 25 telecamere. Il protocollo sarà esteso a tutti i comuni, questo l'obiettivo esplicitato nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, illustrati anche i dati sulla delittuosità di Potenza e provincia. C'è stato ovviamente un rafforzamento della trend in flessione nel periodo della pandemia ed è direi quasi fisiologico il fatto della circostanza che di recente negli ultimi mesi si sia invece registrata una ripresa di alcune fattispecie delittuose, soprattutto quelle ad impatto